Attenzione e supporto a tutti i lavoratori agricoli della provincia di Lecce in sinergia con il territorio per sostenerli in questo momento difficile e far sì che questo settore continui a ricoprire il ruolo di uno dei principali motori dell'economia salentina. Queste le priorità per Luigi Visconti, neopresidente dell'ente bilaterale Cassamica, la Cassa Assistenza Malattie e Infortuni Contrattuali in Agricoltura della provincia di Lecce, che succede allo storico presidente Salvatore Greco. Gli auspici che noi ci presupponiamo insomma, di raccogliere e aumentare il ventaglio delle possibilità offerte ai lavoratori dell'agricoltura, portare a conoscenza aziende e lavoratori delle opportunità che ci sono e che vengono loro offerte tramite l'attività della Cassa Amica e cercare di ovviare in qualche modo anche a queste nuove problematiche che sono aggiunte a quelle ormai ataviche, per esempio legate alla xylella che ha devastato il nostro territorio, dovute come in altri settori all'aumento dell'energia. Sono molti per esempio i frantoi che hanno chiuso, un po' per la mancanza di prodotto, che le olive insomma, che sono venute meno, ma quelli che resistevano hanno dovuto subire un'altra dura prova con l'aumento dell'energia e stanno chiudendo i battenti. Cosa si aspetta dal nuovo governo? Un aiuto perché è essenziale se si vuole far mantenere l'agricoltura. C'è bisogno di un intervento che in qualche modo alleggerisca il carico che si stanno portando addosso le aziende e naturalmente anche di conseguenza i lavoratori.